io mi ero preparato un altro discorso, però sono veramente basito da alcune cose che ho sentito qui interno, quando Smith parla di fine del roaming come se fosse un giornalaccio di quelli italiani che raccontano cose fumose. Sappiamo che non è la fine vera del roaming, perché è una fine condizionata, ritardata e condizionata a degli studi di impatto sui profitti delle compagnie di telecomunicazioni. Sento il commissario Oettinger, il massimo rispetto nei suoi confronti, che cita la net neutrality quando questo vocabolo, almeno che io non sia stato colpito da cecità improvvisa, non lo ritrovo nel testo che è stato approvato solamente 2 settimane fa. E poi sento colleghi da parte del Parlamento, nei corridoi, in commissione, qui, che appena 2 settimane dall'approvazione del TSM già sostengono che si rendono conto di aver votato praticamente un cavallo di Troia, e mi chiedo quando erano, quando si trattava di votare gli emendamenti per una chiara definizione di net neutrality. Quindi sono abbastanza preoccupato del fatto di potersi fidare di un mantenimento di un internet neutrale ed aperto, e sono molto preoccupato della presenza di questa caratteristica dello zero rating all'interno del pacchetto TSM. Grazie.